Ciao da Goccia Hydra Game, Tana dei Goblin di Perugia, perché la Tana dei Goblin e Hydra Game è di Perugia. Oggi andiamo ad aprire con le apriscatole questo qui, First Rat, gioco di Gabriele Ausiello, Virginio Gigli, Pegasus Spiele, 10 o più, 30 minuti 75, 1-5 giocatori, dove siamo dei topini che dobbiamo scappare, o meglio, montare sul razzo e andare a colonizzare qualcos'altro. E quindi andiamo a vedere cosa c'è dentro le plasticone. Abbiamo la topina, il topozzo che si guarda il fumetto. Questo, ok. Ma andiamo a vedere tutto il resto. Abbiamo due regolamenti, uno in tedesco che non ci interessa e uno in inglese. Un foglio che va a dire che cosa sono questi cosetti che troviamo, che possiamo anche incastrare nel topo scoiattolo. Comunque sì, eravamo rimasti al regolamento. Come spiega su spiega insegna, fatto così, spiegato bene, illustrazioni, spiegamenti e spiegazioni e anche la solo challenge. Poi abbiamo le fustelle normali, fronte retro, altra fustella e altra fustella, dove abbiamo i muffin, le lampadine, il cacio, le mele già mozzicate, i tappi di Blue Crown e quello c'è dietro. Di qua abbiamo questi, il topo bull, il topo femmina. Spero che questo sia il segnalino primo giocatore, perché si sa. Te lo dico, è altra roba. E qua abbiamo altri due personaggiotti. Più questo. Rocket Rats Guide to the Moon in quattro semplici passi. Okay, questo e questo. Davvero, quattro semplici passi, ma ce ne sono due soli. Ma siamo in quattro a giocare. Gli altri due li hanno qui. Ma voi pensavate che... E poi siamo... è per 5 giocatori, quindi là. Perfetto, uno per colore. E abbiamo il tabellone. Fronte retro, che penso sia anche per il numero di giocatori. C'è segnato 1-2. E qua c'è segnato 1-2. E questi sono gli spazi. Chissà perché. Andremo a vedere perché. Ah, perché questo è randomizzabile, quindi ci metteremo i nostri segnalini, mentre nell'altro è già fisso. Perfetto. Poi un po' di Ziploc come normale che sia, cubetti colorati nei colori dei giocatori, Ziploc e carte. Carte da una parte e Roborez da quell'altra. Roborez from Outer Space. Questo magari è per il solitario? Può essere? Oppure un gioco a meno? Lo scopriremo leggendo il regolamento, ma non lo leggeremo ora perché ci vorrà troppo tempo. Andiamo a vedere la nostra Silica Gel, che sta benissimo, e i topi, che sono tutti topi uguali, di colori diversi, con questi segnalini, e direi che questo è tutto per quanto riguarda il topo sulla luna. First Rat, ciao, alla prossima.